Dottore, dottore, io non sapevo cosa fare più, ho tanta pressione sociale. Mi dica, signor Zhang, che cos'è che la preoccupa tanto? Dottore, dottore, tutti i giorni io leggo le Gazzetta Post e altri giornali italiani e sempre dire Lukaku Inter, Lukaku qua, Lukaku là. Io non sapevo come pagare né lui né Dybala, avere 2 miliardi di debiti, dottore. Guardi, io sinceramente in questo non so come aiutarla. Probabilmente ci vorrebbero le federazioni italiane come la FIGC piuttosto che la Lega Calcio, che magari possano investigare un po' di più sul suo caso, così gli toglie tutti questi dubbi, tutti questi problemi, e se dovete sparire, sparite, così lei se ne torna in Cina tranquillo, nessuno le dice niente, nessuno la piglia e va a fare i suoi affari in Cina tranquillamente. Dottore, dottore, tutto bello, però chi glielo va a dire a Malotta, Malotta, dottore? Uè, ho sentito il mio nome lì, cosa stai facendo, eh? Non mi sputtanare, mi raccomando! Dottore, dottore, ha visto, è aggressivo, eppure per me è sempre un grande, grande, grande uomo! Tribù rossonera, tribù di gente vera, buon venerdì 10 di giugno a tutti e a tutti e bentornata. E bentornato qui sul canale del Marietto Milanista, mi raccomando iniziamo subito con le buone maniere, like, iscrizione al canale se ancora non l'hai fatto con campanella attiva e abbonamenti in basso da 0,99 24,99, c'è per tutti i gusti, quindi mi raccomando che non solo aiutate il mio lavoro ma anche chiaramente la beneficenza che facciamo all'ONG del nostro carissimo amico Darius Rock. E dunque, oggi inizio come se fossimo in una seduta psicologica, perché io credo che in questo momento nella società Inter siamo un po' a questo livello, no? Tanti giornali che parlano, sparlano, oggi vedremo chiaramente le loro grandi fake news perché non mancano. Per quanto il venerdì diciamo che probabilmente stanno pensando al fine settimana e dicono vabbè va, ne spariamo un po' meno di bombette perché sennò sarebbe troppo esagerato, la gente poi se ne va in nervi e quindi poi il fine settimana gli va male, no? E quindi cercano di moderare un po' i toni. Poi vedete da lunedì, martedì, cioè i giorni fuoco delle fake news sono sempre martedì, mercoledì, giovedì. E dunque, vabbè, benvenuti e benvenute tutti i nuovi e le nuove iscritti al canale, un ringraziamento a tutti coloro che continuano a seguirmi come sempre. Oggi iniziamo dunque con le tre prime pagine dei giornalacci più venduti d'Italia, per poi arrivare a questo veramente tormentone stile una hit, una canzone dell'estate che riguarda proprio Mimmo Domenico Berardi. Allora, iniziamo da Tutto Rutto Sport. Allora, Tutto Rutto Sport, che cos'è? Il giornale di Torino che si mangia il grissino, filo juventino e filo agnellino. Prima pagina, Arnautovic con Morata, la Juve raddoppia. Ma amici di Tutto Sport, davvero, io capisco che voi dobbiate vendere copie, capisco che state fallendo con la vostra azienda, voi la stampa, perché tanto non vi sta praticamente cagando più nessuno. Però se fino a lo stesso titolo abbiate almeno un po' di fantasia nel cambiare, cioè qualche giorno fa dicevate la stessa cosa con la Juve raddoppia, al lato di Vlahovic ci sarà Simeone, il Ciolito. Adesso caccia il vice Vlahovic, Arnautovic con Morata, cioè Arnautovic adesso è nei piani della Juve, Morata non se ne va più via dalla Juve, in tre giorni hanno cambiato la frittata un'altra volta. Vabbè, poi, eccolo là, me l'aspettavo, doveva arrivare sta notizia perché sennò non erano contenti anche i giornali, ma come, il giovanotto del Zurich, Gnonto, ricordate la canzoncina, ecco. Gnonto svolta Toro. Juric dà l'ok per il talento azzurro dello Zurigo. Incontro positivo per João Pedro, intesa con il giocatore. Allora, è un giocatore che in questo momento è con la nazionale italiana.
ha fatto un buon assist l'altro giorno la partita contro la Germania. E io immaginavo, già lo dicevo nei giorni scorsi, ho fatto anche un video, adesso prepariamoci a che uscirà qualcosa o qualcuno che dal scrigno magico tirerà fuori il nome Gnonto per qualche squadra. Mi chiamo Nostradamus, mi chiamo Veggente, semplicemente già leggo nella mente del giornalista venduto, già li conosco. Inter, il PSG tenta Skriniar, e se non arriva Skriniar arriverà Botman. Praticamente loro vanno su tutti. Inter, Inzaghi, Dybala più Lukaku uguale, cosa esce fuori? Mkhitaryan, Mickey Mouse. Caccia al Milan, il Corriere dello Sport de Roma. Napoli e Juve ancora bloccate dalle mancate partenze, la Roma si muove. I like to move it, move it, I like to move it, move it. Ma a Mou serve un grande colpo in fronte qua, pum. Sanchez, Origi e De Ketelaere rafforzano i campioni che puntano ad altri acquisti. Ecco, noi abbiamo già concluso, no? Voglio, pronto? Paolino, Corriere dello Sport, ha messo la foto tua di Massara, tutto a posto? Avete chiuso? Sì o no? Come no? E allora perché si qua hanno detto che sì? Non che sì, che anche poi al Barcellona hanno problemi, visto? Non so, perché lo stesso giornalaccio stamattina ha detto che il Barça c'ha 500 milioni di debiti e deve tagliare stipendi per almeno 160. Che sì, cosa fa? Ci teniamo il pacco postale in casa? No, pedate nel culo, giusto, mica se lo merita. È un, 70, è un 71 della smorfia napoletana? Mm-hmm. Dici se... Ma dici, e tu giustamente dici sei in vacanza a Ibiza, dici questi come cazzo fanno a sapere il Corriere dello Sport che già è tutto fatto per sti tre? Vabbè Paolino, grazie lo stesso, scusami e buono, continua con la tua bella vacanza lì e famiglia e con Massara, ok? Un saluto a tutti, grazie, grazie. Loro hanno i microchip, Sanchez, Origi e De Ketelaere hanno già rafforzato il Milan, già ce li abbiamo, ragazzi abbiamo già fatto gli acquisti per l'estate. I ragazzi di Mancini, lasciateci sbagliare. Ma come? fino a ieri era la squadra, finalmente Mancini ha trovato la quadra, la squadra del futuro, boh, lasciateci sbagliare. E vabbè. No, già, mi sei. Così il Barcellona affonda. Mamma mia, non sapevo che qua affondasse, io ci vivo, ragazzi, ho paura. Affonda! Servono 500 milioni per salvare il club, necessario un taglio negli stipendi per 160, decisivo il CDA del giorno 15, con la foto di Laporta, Joan Laporta, il presidente. È da tempo che lo diciamo, il Barça come l'Inter, perché qui in Spagna probabilmente sono un po' più seri nel fare certe indagini, in Italia, non mi toccate l'Inter! Nunez da Klopp per 100 milioni, attaccante del Benfica se ne va a Liverpool, sarà vero o sarà una bombetta di mercato? Dybala Inter c'è distanza sull'ingaggio. Corriere dello Sport, com'è che era ieri? È tutto fatto. Più che fatto, questi sono tutti fatti, ragazzi, ma tutti quanti, insomma, questi giornalisti sono tutti fatti. Dunque c'è distanza sull'ingaggio, ma come, non era già fatto? Vabbè. Io ormai vedete ci rido sopra perché cioè è come legge se sto leggendo Topolino o Paperino, no? Dico mi faccio due risate, vediamo un po' sti giornalacci che dicono. Allegri trema, Allegri trema, De Ligt già sotto assedio. Ma come, poverino, no? Mettetegli due guardie del corpo, no? Finalmente Gattuso al Valencia, va bene, abbiamo già parlato ieri. E infine la Gazzetta dello Sport, Inzaghi vota Lukaku. Simone vuole a tutti i costi il gigante. C'è una super idea, Paolo e Romelu insieme con Lautaro. Minchia che idea, ragazzi. Sono svegliati stamattina quelli della Gazzetta veramente illuminati. Avranno fatto un'ora di gonghio buddista. C'è una super idea, Paolo e Romelu. Ma se da due mesi che le state dicendo lo vediamo bene insieme, Dybala con Lautaro e Lukaku. Cioè, sempre le stesse cose. Ma no. E poi attenzione. Attenzione, c'è una via per Di Maria. Hanno voluto fare anche la rima, capito? Cioè, figa, la Zeta se le sta... Si giorni veramente stanno tirando fuori delle chicche incredibili. Juve contratto da 13 mesi per far felice l'argentino e Max. L'altro giorno aveva fatto un gol per la Juve. Poi ieri si è messo in mezzo il Barça. Adesso un'altra volta c'è una via per Di Maria. Ma la troviamo sta via o no? Vabbè.
Tonali per sempre, basta Dio a costi zero, il Milan blinda il talento simbolo e gli altri big. Poi vabbè, ci sono altri inserti dentro la Gazzetta. Vabbè, comunque la notizia che oggi un po' muove un po' gli ambienti Milan arriva da Sky Sport, praticamente si è ritornato a parlare di Berardi, avanti Juve, avanti la Roma, ma ci sarebbe comunque ancora il Milan. Anche perché c'è il discorso che la Roma non è detto che ceda Zaniolo al 100%, quindi si può tirar fuori da sta roba. La Juve si deve smazzare McKennie, quindi si potrebbe anche aprire un discorso per il Milan. Io riporto, ma tanto sono parole. Lo stesso ne ha parlato Alessandro Mo oggi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dice Berardi è un giocatore che molto probabilmente lascerà il Sassuolo dopo tanti anni che se ne è parlato in queste sessioni di mercato. Il Milan dice ho sentito parlare di tante trattative negli ultimi tempi, sono un po' le scaramucce iniziali di calciomercato, però calma, siamo ancora all'8 di giugno, c'è tempo da fare. Beh, ha detto perlomeno una cosa giusta. E per concludere, colui che scoprì anni fa Domenico Berardi, Luciano Carlino, è intervenuto durante la trasmissione Maracanà e TMV Radio e ha detto bisogna avere intelligenza per capire quando è il momento per fare il passo, a volte se ne fa uno troppo grosso, giocare in una grande squadra non è semplice, serve una struttura mentale che ti fa negli anni, non tutti arrivano a 18-19 anni, se non se la sente non credo sia da disprezzare questo atteggiamento, per me è già pronto da 2-3 anni per fare il salto. L'opportunità è arrivata lo scorso anno perché con la Fiorentina c'era qualcosa di importante, se avesse pagato il prezzo giusto andava via, adesso c'è la volontà per fare il grande passo, gli anni migliori della sua carriera devono ancora venire. Il costo del cartellino, dice, credo che conti soprattutto la volontà del giocatore che in diverse occasioni era propenso ad andare via, dice non ci sono problemi penso con il Sassuolo, per quanto dice 50-60 milioni sono troppi, io credo che la valutazione giusta sia sui 30-35 milioni, su Milan Juve dice sia Pioli che Allegri lo conoscono bene, lo stimano, non farebbe male neanche al Milan. Voglio, sa che vi dico? Lasciatemi i commenti in basso, quello che ne pensate voi, io non do più giudizi in merito sul calciomercato, mi piace o non mi piace, sono qua come voi, seduto sulla riva del fiume guardando se ci sono cadaveri che passano o altri che galleggiano e dicono guarda sto arrivando veramente, ho firmato col Milan. Ecco, fino a quando non vediamo nero su bianco, riportiamo le notizie qui come se fosse Topolino e Paperino, che almeno ci facciamo due risate. Commenti in basso, iscrizione al canale, abbonamenti mi raccomando, non perdiamo tempo con questo perché il canale deve crescere sempre di più anche da questo punto di vista. Io ti auguro un felice venerdì, noi ci rivediamo un prossimo appuntamento, un bacio agli amici, un forte abbraccio a tutti gli amici, un bel a tutta la tribù, aug, e sempre Forza Milan, ovunque e comunque. Ciao!